Grande successo a Pacentro per la Blockhaus Marathon, gara di fondo e medio fondo organizzata dalla Extreme Team. Oltre 420 concorrenti giunti da tutta Italia. Una gara ricca di emozioni che alla fine, nella medio fondo di 84 km, ha visto trionfare l'abruzzese Stefano Borgese, giunto solitario all'arrivo di Pacentro. Secondo Antonio Della Vigna e terzo Alessandro Frangioni. È stata una bella gara. Organizzazione buona, peccato per il disguido iniziale, ma poi si è risolto tutto alla grande. Per quanto riguarda la gara mia, le strade le conoscevo, speravo di fare una gara più sul finale di salita, invece già dall'inizio ho provato a avvantaggiarmi e fare il mio passo, così sono riuscito a scollinare, anche se ho avuto dei crampi all'ultimo chilometro, quindi me la sono vista brutta. L'ultimo chilometro non ho potuto spingere, sono andato pianissimo, ma meno male che avevo un bel vantaggio in discesa, sono riuscito a tenerlo. Sono contento e dedico anche la vittoria alla squadra, al Centro Fedate e a Claudio Coccia per il supporto che ci dà sempre. Dove si è decisa questa corsa? Guarda, per quel che riguarda il medio, visto che era un po' controllata proprio all'inizio di salita, quindi dopo Tocco Casauria, prima di Musellaro, io mi sono vantaggiato. Ho visto che dietro non c'è stata risposta, quindi ho fatto il mio ritmo. Mi hanno detto a Sant'Eufemio che avevo circa 3 minuti, non so se era vero, però comunque avevo un bel vantaggio. Quindi penso proprio lì, prima di Musellaro, per quel che riguarda il medio. Sì. Per te questa è la prima vittoria quest'anno? Sì, la seconda gara che faccio, ho purtroppo avuto il Covid a febbraio, quindi il tempo di riprendere ho fatto questo. Infatti oggi proprio non me l'aspettavo, anche dopo una settimana al lavoro intensa, insomma fino a ieri sera ero al lavoro, quindi sono molto contento di essere qui a prescindere del risultato. Per concludere, un giudizio sull'intera manifestazione. Guarda, io ho avuto la fortuna di stare da solo avanti, quindi me la sono anche goduta, nonostante questo percorso lo faccio ogni tanto, mi piace, quindi già a prescindere è bellissimo il paesaggio. L'organizzazione è davanti perfetta, non ho da segnalare nessuna imperfezione. Nella gara di fondo di 137 km si è imposto il toscano Fabio Cini, che ha tagliato solitario il traguardo di Pacentro, staccando il compagno di fuga Vincenzo Pisani. Secondo è giunto Onofrio Monzillo e terzo Federico Colone. Fabio Cini, dunque vincitore qui a Pacentro, davvero una grande corsa. Sì, veramente un percorso duro. La salita del Blockhaus non l'avevo mai fatta, è veramente bella e tosta. Anche il passo San Leonardo, molto panoramico. Poi giornata bellissima, sole, saranno 25 gradi o forse di più. Tante persone lungo la strada a vederci passare. Quindi è stata una bella festa, una bella manifestazione. Una bella soddisfazione da parte tua? Sì, perché non pensavo di essere già, insomma, in queste condizioni abbastanza in forma, perché mi sono allenato poco quest'anno, però l'ho preso del mio passo, le salite, e mi sono gestito abbastanza bene. Nel finale ce l'ho fatta a accumulare un discreto vantaggio per arrivare qui. Sia a Pacentro, sia a Sulmona, insomma, sono bellissimi paesi, uno qua su Arroccato, Sulmona giù ieri sera c'era tantissime persone, e anche come percorso è detto veramente bello. Le salite sono dure, però tanto ognuno pedala con le sue gambe, quindi sia per quelli che vogliono fare la gara, sia per chi vuole, diciamo, godersi il percorso, secondo me può essere detto una manifestazione che può avere sviluppo e anche un maggior numero di iscritti. Io 7 mesi non correvo, tra Covid, tra la difficoltà di organizzare le manifestazioni, però negli anni passati qualche gara l'ho vinta e oggi non ci speravo, però è stata qualcosa di incredibile, una follia quasi. Per chiudere, a chi dedichi questa vittoria? Alla mamma, perché ieri era la festa della mamma, quindi i genitori e la fidanzata, e a casa non ci crederanno, perché avevo detto sì, faccio quello che posso, poi vediamo, e la dedico a loro.